Amici, ben ritrovati di nuovo sul canale Partenopei Siamo Noi. Prima di tutto un forte ringraziamento per le visualizzazioni che le live stanno avendo sempre di più, e quindi ancora poche, per carità, non siamo un grande canale YouTube, però ci sono sempre delle belle visualizzazioni, e soprattutto vi ringrazio per i commenti, sempre molto affettuosi. E quindi mi raccomando, però, visto che le guardate le live, non vi costa niente iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Detto questo, va bene, andiamo avanti. Oggi di che cosa voglio parlare? Voglio parlare di quello che è successo un po' in questa settimana di Coppa, in queste due settimane di Coppa. Vedo che ora parecchi stanno dicendo quello che io penso da circa 2-3 mesi a questa parte, che il campionato italiano poi tanto scarso non è. Se io vado a vedere delle quattro squadre inglesi, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Liverpool, qua ci sono ben tre sconfitte e un pareggio. Se vado a vedere le tre squadre italiane che hanno fatto la Champions, ci sono ben tre vittorie. È vero, siamo ancora alla partita d'andata, c'è da fare ancora il ritorno, può succedere di tutto, però dire che poi il nostro campionato è scarso, è mediocre e quant'altro, no. Possiamo dire un'altra cosa, che il nostro campionato a livello economico sicuramente è più povero a confronto agli altri campionati. Ci sono squadre, soprattutto in Inghilterra, che possono spendere milioni e milioni perché hanno una forza economica molto maggiore alla nostra, però non sempre i soldi coincidono a quello che è vincere. Abbiamo l'esempio del PSG, abbiamo l'esempio del Manchester United, ma lo stesso Manchester City, per carità, si gioca il campionato ogni anno e vince il campionato in Inghilterra è tanta roba. Ma parliamoci chiaro, il Manchester City, comprando vari giocatori dal costo esorbitante tipo Haaland, avendo come allenatore un certo Pep Guardiola, e non vincere la Champions, per me è un fallimento. Molte volte le squadre si costruiscono, o meglio, no, molte volte, sempre le squadre si costruiscono con un'idea di costruire la squadra. Questa idea in Europa possiamo trovarla in quello che è il Bayern Monaco, perché anche avendo una possibilità economica abbastanza forte cerca di non fare mai il passo più lungo della gamba, e nello stesso tempo lo possiamo anche ritrovare in quello che è il Napoli. In Napoli, parliamo della nostra squadra ovviamente, in Napoli da 14 anni a questa parte è sempre fisso a fare le competizioni europee. Quando l'Europa League, quando la Champions League, ma sta sempre lì. Perché c'è un concetto di idea alle spalle, c'è un lavoro enorme alle spalle che i campioni li facciamo crescere in casa. In casa vuol dire, nel caso del Napoli, no, perché abbiamo un vivaio che riusciamo ad attingere dal vivaio per i campioni, perché questa è una delle piccole pecche che possiamo trovare all'interno della società Calcio Napoli. Però il Napoli ha radicato sul territorio europeo e mondiale tanti osservatori che riescono comunque a capire quando un giocatore può diventare o non diventare un grande giocatore. Vedi nel caso di Kvaratskhelia, che era seguito da ben 3 anni, vedi il caso Osimhen, che anche se l'ha pagato 70 milioni, però ora se lo vuoi vendere ce ne vogliono 150, e tanti altri. Lo stesso Di Lorenzo, trovatemi un terzino destro in Italia e in Europa che abbia la stessa costanza che ha Di Lorenzo. Costanza non vuol dire forza, anche se per me attualmente Di Lorenzo è tra i migliori terzini al mondo, però costanza, un giocatore che 38 partite di campionato ne fa 36, 37, in Champions se le fa tutte, e tutte con la stessa media, non ha alti e bassi. Io amo profondamente Alexander Arnold, no? Secondo me è il terzino destro più forte in assoluto, però sta vivendo una stagione un po' come tutto il Liverpool, mediocre. Invece Di Lorenzo, da quando è venuto a Napoli, e forse anche l'europeo, gli ha fatto fare quel salto di qualità, un giocatore incredibile. Ora capisco anche perché il gruppo ha fatto in modo da farlo diventare capitano, forse già sapevano tutto. Quindi questa è la mia considerazione, anche perché su parecchi canali YouTube vedo delle altre persone che la pensano come me, ma ora, fino a un mesetto fa, dicevano che il campionato italiano era scarso. Non è scarso il campionato italiano. Il campionato italiano si deve adeguare in base alle proprie esigenze,
non abbiamo la forza economica di poter comprare i grandi giocatori, allora dobbiamo lavorare di cervello, d'anticipo. E questo quindi fa piacere vedere che sia Milan che l'Inter, che lo stesso Napoli, anche in Europa stanno facendo delle belle figure. Mettiamo un bel punto su questo argomento. Per quanto riguarda il nostro Napoli, sabato, se non vado errato, incontriamo l'Empoli. L'Empoli lì ad Empoli, se non mi sbaglio giochiamo fuori casa, comunque o in casa o fuori casa, ora non ricordo, no, ma giochiamo fuori casa. L'Empoli, una squadra che particolare per il Napoli, ricordiamo ancora quello che è successo l'anno scorso, che forse è stata proprio la partita dove ha tagliato le gambe a Napoli e da lì non hanno creduto più a quello che poteva essere il sogno scudetto. Però io non me la sento di dire che il Napoli non vinca, anzi io sono convinto che il Napoli fa un'altra grande prestazione e vincerà l'ennesima partita anche contro l'Empoli sabato, perché in questo momento, e quando parliamo di questo momento parliamo da settembre, quindi in quest'annata, veramente io vedo pochi avversari che possono competere con la forza del Napoli, sia a livello fisico ma soprattutto a livello di gioco. Anche perché ci sono, può giocare in modi diversi Napoli, lancio lungo su Osimhen, la prende in qualsiasi parte del campo, buttano la palla, o costruzione dal basso. Quindi io veramente in questo momento non vedo punti deboli nel Napoli, almeno in Italia io penso che nessuno possa contrastare il Napoli. In Europa poi ci sono squadre che sono altamente più attrezzate di noi, vedi Real Madrid, vedi Bayern Monaco, vedi Manchester City, anche se non è riuscito a vincere contro l'Ipsia, anche se l'Ipsia è un campo molto difficile, quindi però diciamo che in Europa possiamo essere la mina vagante, ma in Italia, in questo momento, ripeto, in questo momento parlo dell'annata, io penso che non ci sono avversari che reggono il ritmo del Napoli. Detto questo, vi voglio salutare, mi raccomando, come ho detto prima, iscrivetevi al canale per guardare le nostre live. A proposito, domani pomeriggio verso le 14.30 sarò in diretta per i pronostici su OVC, quindi se vi volete collegare e commentare durante la diretta mi fa piacere. Un abbraccio a tutti quanti voi e ricordatevi sempre, Forza Napoli!